Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea Frigerio, lui Francesco Livio, siamo i direttori della Coda del Diavolo e siamo qui in Aula Benzi per intervistare i nostri neoeletti rappresentanti di istituto Tommaso, Maia e Andrea. Allora, Berni e Imperiali, la vostra lista è stata la grande vincitrice di quest'anno. E qual è stato per voi il vostro punto a favore? No, a parte il terrorismo comune scientifico, che immagino sia piaciuto molto. No, a parte questo, noi ci siamo veramente impegnati tanto per portare avanti le idee che abbiamo proposto. Abbiamo preso i contatti, ci siamo organizzati già nei precedenti, abbiamo organizzato bene il dibattito. Dobbiamo dire che gran parte di questo merito va anche a Gianluca, che sarà rimasto fuori per pochi voti, ma comunque continuerà a collaborare con noi durante l'anno. E il nostro punto di forza è appunto questa concretezza che siamo riusciti a dare, senza nulla togliere altre liste nel periodo di preparazione. E senza nulla togliere al torneo di Scopone, che invece è ottimo, sì. Maia, anche tu hai ricevuto parecchie preferenze, 91 preferenze. Ti aspettavi questo risultato? No, per niente. Forse il fatto che abbia comunque parecchi amici al ginnasio e al liceo e conosca tanta gente, loro poi hanno sparso la voce. Ma se non avessi conosciuto così tanta gente, probabilmente ne avrei prese 3 di preferenze dei miei compagni di classe e basta. Poi vabbè, la gente mi piace ripotere. Allora, Andrea, che cosa hai pensato quando hai visto che quindi tutte e 3 le liste erano state lette? Quali sono state un po' le reazioni? E ti aspettavi questi risultati? No, sicuramente non me l'aspettavo, anche perché pensavo che salissero tutti e 3 i candidati di Listasis, perché avevano fatto veramente un buon lavoro al dibattito, erano stati veramente, cioè, anche simpatici, coinvolgenti. Noi siamo stati un po'... della nostra lista siamo stati un po' troppo spontanei, diciamo. Però è veramente una roba bella che siamo stati comunque rappresentati tutti e 3. Alla fine abbiamo portato io le mie idee, lei le sue idee, loro le loro idee a loro volta. E comunque c'è un dialogo, un compromesso tra magari nei punti dove non siamo proprio d'accordo, che poi sono pochi a dire la verità, alla fine siamo d'accordo un po' su tutto. Buongiorno! Buongiorno. Dove ma a che ora? Ah, Urca, no, ma non è le 2. Abbiamo 4 minuti, riusciamo a fare una cosa veloce? No, no, avete ragione, infatti, però velocissimo. 4 minuti. Che 50? 50 di 4 minuti. Hai interrotto. L'unica. Avete capito? 4 minuti. Abbiamo capito. Io voglio andare a casa. Sì, 3 minuti. No, è eccolo, è lui. E allora scusa, sì. Vabbè, allora risponde solo Berni, raga, che cazzo c'ho da dire? Cioè, va bene, quella cosa qui. Quattro risposte a poco. No, non si può dire questa cosa, perché allora diciamo lo dicono, no, perché non l'avete fatto. Questa è quella dell'altra. Che figura. Ciao Simo. Ciao Simo. Vabbè, allora risponde solo Berni, penso dovessi dire sta roba. Ma scusa, ma poi loro come escono, sai che allora, questi dobbiamo mettere, però è una cosa alta, sono sicuro. Non si è ancora chiuso. Fai massacro, si capisce. Vedi come ci lasciano capito. Fuori, che il volto non è unito. Basta! No, populismo. Questa te l'ho registrata, quindi la mettiamo, eh. No! Vabbè. Vive l'acqua. Guarda qui la Trinità. Parlando di assemblee, avete portato tutti delle proposte diverse. Avete già pensato come metterle insieme, a cosa proporre, a cosa non proporre, e alla fine come organizzare le assemblee? Ma appunto per il fatto che siano salite tutte e 3 le liste, vogliamo fare in modo che comunque vengano presi i punti delle varie liste per creare una sorta di unica lista, quindi non c'è la lista vincitrice, ma comunque sono tutte vincitrici, quindi verrà creata una lista unica. C'è. Parlando invece di ultimi giorni di scuola, già durante la campagna si era detto che il preside sarebbe stato poco propenso a concedere di svolgere gli ultimi giorni di scuola come gli anni scorsi. Pensate di riuscire a convincerlo, di riuscire a convincere il consiglio? Beh, allora, una delle prime cose che abbiamo fatto appena eletti è andare a parlare col preside, appunto per chiarire questa cosa qua. Non sarà facile riuscire a convincerlo, ovviamente, perché sappiamo tutti come è andata l'anno scorso, i problemi che ci sono stati, le decisioni che sono state prese.
siamo riusciti a mettere nell'ordine del giorno del prossimo consiglio, che sarà lunedì prossimo, un punto in cui si dibatterà, si discuterà appunto dell'organizzazione dell'ultimo giorno di scuola, periodo di Natale. Lì porteremo le nostre proposte e decideremo insieme cosa si riesce a fare. Speriamo in bene. Sta sempre bene. Sei un po' contro luce, però vabbè. L'ottimo studiato. Tommaso e Tommaso, che cosa avete già fatto, che cosa avete iniziato a fare di quello che avevate promesso, di quello che c'era nei vostri punti di lista? Allora, subito abbiamo iniziato a dare in giro le tessere che abbiamo promesso, quelle famose. Poi in questi giorni stiamo andando in giro a consegnare i fogli per quanto riguarda il concorso fotografico che abbiamo già organizzato, abbiamo tirato su una bella giuria. Poi ci stiamo organizzando anche per i famosi incontri con i professori universitari, anche grazie ad alcune prof che hanno comunque dei contatti. E anche agli incontri con gli artisti, abbiamo preso già alcuni contatti. Abbiamo già dei pacchetti. Già probabilmente lunedì prossimo potrebbero venire gli artisti, ma questo è un segreto che abbiamo già vediamo. Dei pacchetti di conferenze che ci danno alcune prof. Segreto alla... E poi ci stiamo muovendo per la prima assemblea di istituto. Mentre Maya, la tua lista ci è sembrato che volesse un po' portare gli studenti verso qualcosa di nuovo. C'erano dei punti un po' innovativi, ad esempio lo speaker's corner era un punto diverso da tutti gli altri. Secondo te è ancora possibile realizzarlo? E poi ci puoi spiegare in che cosa consisteva un po' questa novità? Oh cazzo, è fatto? No, ecco, non iniziamo. No, era uno scommesso. È tecnicamente fattibile, i permessi che vanno richiesti non sono tanti e non sono difficili da ottenere. Più che altro abbiamo bisogno della partecipazione di tutti i voltiani, perché se noi riusciamo a ottenere il permesso per mettere in piedi quest'aula e poi non ci viene nessuno, è stato tutto un po' inutile. Però io spero di sì.